È sabato, il cuore mi batte su web. È sabato, la fibra che vibra nel sole. Ti va un caffè, ci aspettano al bar per le tre. Sabato, profuma di sogno per te. Ciao amici, eccomi qui per il video post del sabato di sempre, immancabile, durante il quale però farò un piccolissimo strappo alla regola. Parlerò di un evento che riguarda più la scorsa settimana che quella corrente, 11 ottobre per la precisione, ma gli strascichi di questo evento e delle relative polemiche hanno coperto tutta la settimana che sta per finire. Sto parlando, come avrete capito in tantissimi, di Erich Priebke e della sua scomparsa a 100 anni. Come sapete, Priebke era stato condannato all'ergastolo nel 1998 per l'eccidio delle fosse ardeatine, ossia una strage terribile che avvenne nella periferia sud di Roma nel 1944, durante la quale persero la vita 335 tra militari e civili. La grande domanda della settimana è giusto che a Priebke siano stati concessi i funerali? Avete visto l'Albano Laziale, cosa è successo? Una grandissima confusione, un assalto al carro funebre e soprattutto la sospensione della cerimonia funebre delle esequie nella cappella delle Ferriani ad Albano Laziale, perché in tanti estrema destra non potevano partecipare per ragioni di sicurezza, e avete visto che naturalmente i militanti di estrema sinistra hanno dato il loro contributo ai disordini che ci sono stati. Quindi è molto scottante questo tema e se ne parlerà ancora per tantissimo. Ma un'altra polemica è impazzata sul web durante questa settimana e ve la faccio vedere attraverso questa fotografia che è girata su Facebook, si è diffusa davvero a macchia di leopardo. E chiedo, secondo voi, è stato giusto che a Welby, al contrario, nel 2007 siano stati negati i funerali solo perché l'eutanasia, che fu una scelta molto esplicita di Welby, è contraria alla dottrina della Chiesa Cattolica? Questo è un altro punto, un altro spunto di riflessione, se vogliamo. Ma il terzo grande problema è la sepoltura, diciamo la sorte eterna, il luogo di riposo di Priebke, che è palleggiato come una macabra patata bollente tra Italia e Germania, perché diciamo sarebbe un ospite poco gradito da parte di entrambe. Alcuni hanno pensato, beh, cremiamolo e diamo le ceneri alla famiglia in modo tale che sia una sorta di neutralità tra le due nazioni, tra i due stati. Bene, questo è il terzo grande tema della settimana. E dove riposerà Priebke? Bene, e vi ho fornito tre spunti di riflessione. Mi raccomando, qui potete commentare, potete dire la vostra su questi tre grandi temi scottanti. E potete parlare dell'eutanasia Welby, potete parlare dell'opportunità delle esequie, anche se sono state interrotte a Priebke. Oppure potete anche confrontare questo caso con altri casi molto celebri come quello di Eluana Englaro. Insomma, ce n'è da parlare. Il nostro caffè del sabato pomeriggio avrà tanti argomenti di cui parlare. E possiamo costruire questo caffè in tanti modi, per esempio con i commenti di cui vi ho già parlato, ma anche con una grande novità che vi ho proposto e vi ho lanciato lo scorso mercoledì, ossia la pagina principale, la pagina ufficiale dei video post di Fra. Eccola, ve la faccio vedere in questo screenshot.
guardate che bella, che ricca. Qui non ci saranno soltanto tutti i video post che vi pubblico sabato per sabato, ma avrete la possibilità di leggere tutti gli aggiornamenti sugli argomenti di cui vi parlo, oppure di interagire, di scrivermi commenti, apprezzamenti sempre graditi, ma ancora più graditi, suggerimenti per poter fare meglio sabato dopo sabato. È un grande spazio, insieme naturalmente ai singoli video post, che ci permetteranno di ritrovarci tutti insieme ogni sabato pomeriggio per berci insieme il nostro caffè. Quindi mi raccomando, mi piace condividere i video post di Fra, ricordatelo, mi piace condividere, condividere mi piace, mi piace condividere, condividere mi piace. Mi raccomando, conto molto su di voi e naturalmente, andandovi a prendere il caffè fragrante, quello vero, vi mando il solito bacio e mi sono dimenticato l'opinione sui temi scottanti di oggi, quindi ve la faccio comunicare dal principe. Sti pagliacciati fanno solo i vive, noi siamo serie, appartenimmo a morte. Porca miseria. Visto? Oltre che il principe della risata, il principe della saggezza, almeno secondo quanto riguarda le mie opinioni. Bene, vi mando bis, un altro bacio e naturalmente trascorretemi un fantastico weekend. Ciao! Sabato, profuma di sogno per te.